never made it. Ciao ragazzi, dopo una lunga assenza siamo tornati. Ciao a tutti. Oggi abbiamo con me ospite Luca Pezzo di Bonsa, giusto? Sì, okay. Buongiorno a tutti. Ciao Luca, ciao Albi. Ciao. Allora, scusate il ritardo, ma dopo la ripresa, finito il lockdown, abbiamo fatto un po' di fatica tra montare la videoconferenza. La ricetta, diciamo che era un saluto alla stagione del carciofo. Siamo qua con Luca Sezzo, appunto, che ci racconti un attimo come è nata la vostra azienda, questa società di produttori. Sì, allora, questa azienda, più che azienda, società agricola, nasce da un'idea di tre aziende che hanno superfici simili di produzione e stesse idee, di cui quella di commercializzare il carciofo con i vassoi in modo da poter essere più diretti in noi alla vendita e saltare dei passaggi ovviamente e fare tipo del produttore al consumatore, diciamo. Oltre al carciofo noi produciamo melone, anguria, finocchi, un po' di calcoli e niente. L'azienda si trova a San Massi, cuore del medio campidano delle produzioni di carciofi. Questa società punta a svilupparsi ovviamente, perché abbiamo aperto l'attività a novembre. Come tutti sanno, è successo questo problema del Covid, di cui come è andata per vabbè, sicuramente la produzione sarà stata rallentata, però comunque avete continuato a lavorare anche durante il lockdown, giusto? Sì, noi abbiamo continuato a lavorare ovviamente rispettando distanze eccetera eccetera, e purtroppo gli ordini sono stati, guarda, del 50%, c'è stata una riduzione addirittura anche dall'80% a periodi. Poi dopo c'è stato un pochino di ripresa, però è ovvio, a confronto di altri settori come può essere il vostro, il tuo di Andrea, noi abbiamo continuato a lavorare, lavori chiari. Voi invece vi siete dovuti fermare del tutto, purtroppo. Almeno non siete stati fermi completamente, dai, almeno. Sì, sì, sì. Un po' che si è su quella lì. Sì. Allora, noi ci siamo alzati. Eravamo in lockdown totale. Purtroppo sì. Vabbè, Quindi diciamo il prodotto che utilizziamo per questa ricetta sono appunto le vaschette di semilavorato. Direi che possiamo andare in cucina e vedere la ricetta. Ok. Ricetta. Ricetta. Ciao a tutti e benvenuti in cucina. Allora, la ricetta che andremo a preparare oggi sarà un bianco mangiare, un dolce tipico della Sardegna o comunque del sud Italia in generale, dove andremo ad aggiungere un ingrediente un po' inusuale per un dolce, che è appunto il carciofo. Ad accompagnare il dolce ci sarà anche un croccante, un crumble fatto con la sapa, il burro e la semola di grano duro. Andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo i carciofi dell'azienda Bonsè, ovviamente, il latte, lo zucchero, un mix di agar e xantana per il bianco mangiare. E invece per il crumble, come ho detto prima, abbiamo appunto la sapa, in questo caso di miele, burro e semola di grano duro.
volevo fare un piccolo appunto. Ho sostituito un ingrediente che solitamente si usa per questa preparazione, che è l'amido di frumento o amido di mais o amido di riso, con l'agar e l'oxantana. In questo caso utilizzerò una quantità minore di prodotto e quindi risulterà meno invasivo anche sulla consistenza del dolce appunto. Buona visione. Bentornati. Allora, come vi è sembrata la ricetta? Buona, buona, penso. Cioè, vabbè, no, questa la conosco, quindi l'ho provata. A me piace. Non so, Luca, l'ha mai provata, Luca? No, non ho avuto il piacere. No. Però dalla preparazione tutto... Mi sa che abbiamo l'idea di metterla dietro le vaschette, in modo che la gente possa provare qualcosa di diverso, si possa sbizzarrire in cucina, a imitare a voi. Chef per un gioco. Possiamo fare, ah, ci sta, un'idea carina, perché comunque almeno si dà qualche idea diversa rispetto alla classica ricetta. Eh sì. Vabbè, se qualcuno, dato che se verrà messa nelle scatole dei carciofi, non so, l'idea è quella, hai usato l'agar, l'axantana, che sono prodotti che comunque sia ormai
Pochi, perlomeno siamo quasi tutti. Magari qualcuno a casa neanche ce li ha, quindi magari o come li può sostituire o se si possono usare tranquillamente. Spiega un po'. Sì, allora ripeto, sono sostitutivi dell'amido di frumento, amido di riso, quello che si usa generalmente, però ripeto, sono meno invasivi, a parte perché comunque sono utilizzati in quantità minore, e sono anche in sapore, diciamo, danno una Ok, consistenza migliore. non c'è niente di nocivo, giusto per chiarire, Sono tutti per quanto. prodotti naturali. E quindi, però, comunque, se non si trovano magari al classico supermercato, possono comunque essere reperiti tramite dei siti online che vendono questo genere di prodotti. Ma si trova tutto, si trova. Sì. Va Va bene, bene, io non lo so. quindi. Luca, vuoi aggiungere qualcos'altro dell'azienda? Dato che stavate dicendo questa cosa dei prodotti non nocivi, eccetera, eccetera, noi stiamo puntando ad avere residuo zero, una sorta di bio, come voi saprete. Ci stiamo certificando in modo che la gente sappia cosa sta mangiando, cosa porta nelle loro tavole e sia tranquilla, perché il Bene, residuo zero vuol grazie. dire che non c'è niente. Il prodotto è Naturale. naturale, sì, come va in tavola, la gente deve essere tranquilla di quello che sta mangiando, sicura e Mi deve sembra apprezzare il loro prodotto. un'ottima idea. Sì. Giusto. Va bene, Allora. allora lo so, dai, se hai qualche account Facebook o Instagram, non lo so, dell'azienda, se lo Sì, vuoi. sono presenti sia su Instagram che su Facebook. Bonse, Bonse, ortofrutta Bonse. Ortofrutta Bonse. Va bene. Ok. Dai, Va allora bene, Luca. alla prossima. Grazie Luca per aver Grazie a partecipato. voi di averci invitato a fare questo video. Grazie È dell'onore. stato un piacere, dai. Piacere mio. Alla prossima. Oggi ci vediamo a San Marti, che ci passo spesso. Volentieri. Ciao. Va bene, Ciao ciao. ciao.